Ciao bambine, ciao bambini, ciao insegnanti, ciao maestre. Io sono Lina della Biblioteca Tiraboschi e oggi sono qui per presentarvi alcuni libri che sono consigliati all'interno dell'ABC del mio mondo. Questo piccolo libretto che potete anche venire a ritirare in biblioteca oppure le maestre possono richiederlo e portarlo in classe e distribuirlo a tutti voi. Contiene alcuni consigli appunto di lettura che sono stati preparati da un gruppo di lavoro formato dalle bibliotecarie della provincia di Bergamo. Si intitola ABC del mio mondo perché raccoglie dei consigli di lettura che parlano di situazioni quotidiane della vita di tutti i giorni. Sono pensati per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni e non contengono consigli solo di libri, ma anche di film, per esempio. E quindi vi invito poi a passare in biblioteca e venire a scegliere i libri che oggi vi presenterò. Oggi vi parlo dei libri per chi ha appena imparato a leggere, e quindi bambini diciamo di prima elementare o al massimo di seconda. Il primo che vi presento si intitola Gara di guai, scritto da Gilles Albier e pubblicato da Simnos. Una gara di guai, come vedete già dalla copertina, è una gara che viene disputata da tre fratelli. Questi tre fratelli hanno un problema. Vorrebbero scoprire qual è il figlio preferito della mamma e non sanno come fare a scoprirlo, perché sanno benissimo, come tutti i bambini del mondo, che a una domanda di questo genere i genitori rispondono sempre che non hanno preferenze, che vogliono tutti lo stesso bene, ma loro non sono convinti. E così una domenica mattina decidono di scoprire la verità. Come fare? L'idea viene al fratellino più piccolo, che si chiama Teo, il quale propone di combinare tutti lo stesso disastro, uno dopo l'altro, e osservare con attenzione le reazioni della mamma. Allora l'attendono al risveglio in cucina. Leggiamo la parte in cui la mamma si presenta. Quando Anna, la mamma, entra finalmente in cucina con la vestaglia, l'aria assonnata e i capelli arruffati, è accolta da tre enormi sorrisi. La mamma si insospettisce subito e chiede: "Va tutto bene?" "Sì," rispondono in coro i tre. Anna è sorpresa di trovarli tutti e tre a tavola invece che nella loro camera. "Avete rotto qualcosa per caso?" "No, mamma," risponde Teo. "Ma tu non vorresti un bicchiere di succo d'arancia?" La mamma sgrana gli occhi, ha paura di aver capito male. Teo non è il tipo da essere così gentile e servizievole. "Però, con piacere, tesoro," gli risponde. Allora Teo si alza e si dirige verso il frigo. Apre la porta, prende la bottiglia di succo d'arancia, riempie un bicchiere e lo porta a sua madre. Ma al momento di darglielo, fa finta di cadere e le versa tutta l'aranciata sulla vestaglia. "Scusa, mamma, non l'ho fatta apposta." Anna non lo rimprovera. "Teo è stato davvero gentile ad offrirle da bere." "Non è grave, piccolo mio, è stato un incidente." La mamma si toglie la vestaglia, la posa vicino al lavandino e si risiede a tavola. "Ti porto io un altro bicchiere di aranciata, mamma." E senza nemmeno aspettare la risposta, Isa riempie di nuovo un bicchiere di succo d'arancia. I suoi fratelli la osservano in silenzio. Isa è concentrata, cammina lentamente, ma al momento di tendere il bicchiere, il suo braccio sbatte contro il tavolo e l'aranciata si versa sulla camicia da notte della mamma. "Ma non è possibile, ma cosa avete questa mattina?" protesta la mamma. "Scusa," dice Isa. Allora Anna si calma immediatamente. "Va bene, non importa, dai, è solo succo d'arancia, vuol dire che laverò tutto insieme."
neanche il tempo di togliere la camicia da notte, che già Luca corre a riempire un terzo bicchiere e si avvicina alla mamma. Tieni, è per te! Ma anche lui perde l'equilibrio e svuota il bicchiere sulle gambe di sua madre. Riuscirà ancora a mantenere la calma questa mamma, Anna, oppure no? Se volete sapere come va a finire, leggete Gara di guai. Il secondo libro che vi presento mi è piaciuto moltissimo e dovete sapere perché. Mi è piaciuto tantissimo perché dovete sapere che io dalla finestra di casa mia spesso vedo una coppia di scoiattoli che si rincorrono sugli alberi del mio giardino e ne sono affascinata. Allora, quando ho letto Papà scoiattolo cade dall'albero, scritto da Axel Scheffler e pubblicato da Baba Libri, ho proprio pensato che fosse una storia da raccontare ai miei scoiattoli. Come potete vedere, è una storia piuttosto tragica, perché abbiamo una bella giornata che all'improvviso si rannuvola. Vedete che proprio come me, anche questa famiglia dalla finestra di casa sua vede gli alberi del parco e sulla cima di un albero un nido, una famiglia di scoiattoli addirittura. Questa bella giornata però si rannuvola e all'improvviso una grande folata di vento colpisce a tradimento Papà scoiattolo e lo fa cadere dal nido. Oi oi, che guaio! Per fortuna i bambini dalla finestra hanno assistito a questo evento disastroso e accorrono in suo aiuto. Per sapere come continua questa storia, venitela a cercare in biblioteca. Il quarto libro che vi propongo è pubblicato nella serie Il battello a vapore, che tutti conoscerete. È un libro piccolo di poche pagine pubblicato nella serie bianca e si intitola Lula va in Africa, scritto da Anne Villeneuve e pubblicato da PM. Chi è questa bambina Lula? È una bambina piccola che ha dei giochi preferiti. Qui sono disegnati molto piccoli, ma forse riuscite a distinguerli. Lei adora un gatto di peluche, un servizio da tè per le bambole e una valigia. Dovete sapere che un bel giorno questa Lula è stufa di avere dei fratelli, ma proprio non ne può più. Tre tremendi, orribili, puzzolenti fratelli che la fanno inciampare. Così si arrabbia e decide di andarsene via. Ne ho abbastanza, dice. Me ne vado. Prende le cose essenziali, il suo gatto, il suo servizio da tè, i suoi disegni più belli e poi Lula va molto lontano, davvero lontano, il più lontano possibile da quel terribile terzetto. Prima di uscire però si ricorda di avvisare la mamma. Mami, dice Lula, io parto per l'Africa. Meraviglioso, canta sua madre mentre fa le prove della sua parte all'opera. Ma non prendere freddo. Papi, dice a Lula, io parto per l'Africa. Meraviglioso mio piccolo cavoletto di Bruxelles, risponde suo padre, ti è impegnato a creare un nuovo paio di baffi. Ma a non tornare a casa troppo tardi. E così Lula esce in giardino e si arrampica sopra un albero. È lì, triste e sola, quando l'autista della sua famiglia si accorge di lei e si avvicina. Ma signorina, cosa fate su quell'albero? Questo non è un albero, dice Lula, questa è l'Africa. Davvero? Oh, io pensavo che l'Africa fosse da quell'altra parte. Sei sicuro? Chiede Lula.
Penso di sì, forse bisognerebbe consultare una mappa, dice Gilbert. E così i due insieme aprono una grandissima mappa del mondo e scoprono dov'è l'Africa. Partiranno insieme per un viaggio indimenticabile. Se siete curiosi di scoprire come andrà a finire questo viaggio, venite a cercare il libro in biblioteca. Ed ecco qua. L'ultimo libro che vi presento oggi è un libro scritto tutto in lettere maiuscole e quindi veramente adattissimo anche per chi ha appena imparato a leggere. Si intitola Sorprese al museo, scritto da Federico Appelli e pubblicato da Simmos in caratteri ad alta leggibilità. Qui la protagonista della storia è una bambina, si chiama Emma. E una domenica Emma viene portata al museo dai suoi genitori, mentre lei preferirebbe di gran lunga andare a fare una passeggiata in montagna o in un bosco. Il museo non le piace affatto, a cominciare dal grande scalone di ingresso. E quando si trova all'interno, le sue perplessità aumentano. Ci sono mille opere strampalate e tante persone che le osservano. A lei non interessano affatto, finché non si accorge che c'è qualcosa di strano. Vicino ad un grande quadro blu c'è una piccola macchia di colore per terra. E osservando intorno a sé con grande attenzione, Emma scopre che dello stesso blu c'è anche un'impronta sul pavimento e più in là un fiore. Chi sta perdendo oggetti colorati in giro per tutto il museo? Emma conduce la sua indagine personale e ci farà scoprire una storia divertente. Vi aspettiamo tutti, leggete, leggete, leggete. E veniteci a trovare nelle biblioteche. Ciao!